Dal 7 gennaio ingresso a scuola in due fasce orarie in provincia di Potenza, alle 8 per il triennio delle superiori e alle 10 per il biennio. Il tutto per esigenze di sicurezza, si eviteranno gli assembramenti all'ingresso delle scuole. Lo ha deciso il tavolo di coordinamento per la definizione dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, che si è riunito nel capoluogo regionale sotto la supervisione del prefetto annunziato Vardè. Sarà necessario chiaramente rispettare anche le regole di capienza massima degli autobus, ridotta al 50%. Inoltre serviranno nuovi mezzi, si pensa a bus turistici o di altro tipo. Oggi un nuovo incontro per stabilire l'effettivo fabbisogno dei mezzi di trasporto in relazione ai numeri e alle necessità della popolazione scolastica. In maniera da arrivare subito dopo Natale ad un piano operativo che consenta la riapertura delle scuole superiori in sicurezza, così come previsto dal DPCM. Abbiamo chiesto alle aziende che devono assicurare il trasporto pubblico locale di impiegare tutto il parco automezzi disponibile e, in caso di necessità, utilizzare anche gli autobus da noleggio che normalmente vengono destinati ai servizi turistici.